Marco, che saluto, mi chiede Daniele: quanti passi devo compiere in un 100 metri? Questa è una domanda che si sente spesso, a cui spesso si dà molto focus nell'allenamento. La risposta è: dipende da tantissimi fattori, dipende da come sei fisicamente, se sei alto, sei basso, se hai le gambe lunghe, le gambe corte, se sei ectomorfo, mesomorfo, endomorfo, e soprattutto anche il tempo in cui corri i 100 metri. È ovvio che più sei veloce, più andremo anche a compiere meno passi, perché chiaramente poi i passi saranno più lunghi. Più sei lento, più molto probabilmente compirai più passi. Un 100 metrista, diciamo top, diciamo quelli sotto i 10 secondi, normalmente compiono 43-44 passi. Si tratta come sempre di atleti veramente di altissimo livello, e possiamo paragonarci a questi atleti sempre se corriamo tempi simili. Se cominciamo a correre i 100 metri in 12 secondi, capisci che non puoi fare certi paragoni. Usain Bolt è famoso anche perché è l'unico al mondo che riusciva a correre i 100 metri 41 passi, che è una cosa assolutamente pazzesca. 41 passi sono veramente molto molto pochi. Quindi, per rispondere alla domanda in quanti passi devo correre i 100 metri, 41, 43, 45, questo dipende. La cosa molto importante è che la frequenza e l'ampiezza dei passi lavorino in simbiosi, diciamo, deve essere tutto in sincronia, non c'è un numero perfetto. Dipende, come abbiamo detto, dal tuo fisico, dalla lunghezza delle tue gambe, dal tuo talento. Insomma, i fattori da tenere conto sono veramente tanti. La cosa importante è che frequenza e ampiezza lavorino in sincronia. Quindi la frequenza dei tuoi passi deve permetterti di raggiungere una ampiezza ottimale. Tutto deve essere in simbiosi. È inutile sforzarsi di correre più frequentemente quando poi tutto va a discapito della tua ampiezza. Come è anche vero il contrario, è assolutamente inutile cercare di aumentare quella che è l'ampiezza dei tuoi passi a discapito della frequenza. Questo in tutte le fasi, sia nella fase di accelerazione che nella fase fly, quindi nella fase lanciata. Quindi il mio consiglio finale è quello di non cercare per forza di diminuire i passi in cui compi 100 metri. La cosa importante è che l'azione sia fluida, che tu abbia un'ottima tecnica di corsa, che tu sia allenato bene. Poi tutto il resto verrà da sé. Poi chiaramente un'informazione importante per monitorare quelle che sono le tue prestazioni è appunto sapere in quanti passi corri 100 metri. L'obiettivo sicuramente è quello di cercare di diminuire sì il numero di passi in cui compi nei 100 metri, ma questo non deve assolutamente andare a discapito di frequenza, ampiezza e tecnica di corsa. Io con questo ti ringrazio, ti saluto, ti abbraccio e mi raccomando sempre a calma.